Due giorni. È questo il termine massimo che Coldiretti fissa per avere nuova acqua, utile a far fronte alla pesante crisi idrica che sta colpendo il nostro territorio. Altrimenti... Un intervento fatto fra una settimana è vano, è inutile. Noi, vorrei spiegare questo, parliamo di acqua, la sete delle piante è ora, non possiamo derogarla. Una pianta che va in carenza oggi riduce il suo sviluppo vegetativo, riduce, abortiscono i fiori, le bacche non vengono allegate, il pomodoro non lega, come si dice volgarmente, non viene secondato, per cui si riduce la produzione, perché la pianta dice sono in stress, faccio meno pomodori per poter sopravvivere, quindi anziché 80 ne fa 20. Ma questo è una questione di ore, perché dopo, anche se arrivasse l'acqua, non è che la pianta torna a farli i pomodori, per quest'anno è finita. Per questa ragione l'Associazione Piacentina ha scritto alla Regione, manifestando il proprio apprezzamento in ordine ai provvedimenti recentemente adottati nel merito della crisi idrica che la provincia piacentina sta attraversando, ma al tempo stesso chiedendo tempestività sia per quanto riguarda il prelievo d'acqua dal Trebbia, sia per la realizzazione di nuovi pozzi. Senza tempi certi e rapidi di ogni tipo di intervento e quindi deroga di AMV e autorizzazione veloce per alcuni pozzi, soprattutto nella Vallarda, che è la situazione più di crisi che abbiamo in tutta la provincia e in tutta la regione, noi non possiamo dare risposte concrete ai produttori e anche agli abitanti e ai cittadini di queste vallate. Per cui noi siamo disponibili, apprezziamo il lavoro, ma vogliamo la certezza nelle ore, nei tempi, perché non vogliamo che la burocrazia poi freni ogni tipo di impegno, di investimento e rovini tutto quello che è anche un settore e l'economia di questa nostra provincia. Il Trebbia resta la principale risorsa alla quale attingere per far fronte a questo stato di emergenza. Noi riteniamo che questa quantità di acqua da lasciare al Trebbia, che naturalmente poi va a finire in Po senza uso, sicuramente per uso ambientale importante, ma in questo stato di necessità e di crisi, sia da ridurre quella quota e favorire quella che invece entra in campagna, nelle campi, nelle aziende agricole, ricordando che l'acqua che usiamo per irrigare non è contro l'ambiente, anche quella fa ambiente perché gira in agricoltura, va a irrigare le piante, i frutti e bagna i canali. Il tutto in attesa dei 4 milioni di metri cubi d'acqua che dovrebbero arrivare dalla diga del Brugneto, dei quali per ora non vi è alcuna traccia sicura.